E siamo live. Un saluto agli spettatori che sono zero, ovviamente, ma c'è scritto due viewers, di Un cui un viewers. Perché viewers, di cui penso siamo soltanto solo che noi. noi ti vogliamo Come tutto. come tutto. Ci figuriamo come viewers. Non ne ho idea. Detto questo, Imperium Civitas. Un gioco che giocavo, penso, su... No, questo, non l'altro... Non l'altro computer, ma forse ancora quello prima. Abbiamo spento la musica, dannato Twitch. Questo non mi sembra che sia Civitas. No, sì, È un po' Egizia, egizia come musica, quindi secondo me ma siamo a Roma per... di tutto un po'. Lo giocavo con il preassemblato circa nel 2010-2008, il gioco è uscito nel 2006, credo, vediamo. Uscito nel 2006, sviluppato dalla Emimont Emi Monte. Games. Uscito poi per la FX Interactive spagnola, in teoria loro erano... Sì, esatto, spagnoli, mezzi italiani. Credo di averlo comprato su un giornale, tipo c'era un giornale che Giochi per facevano... il mio PC. No, perché non No. ce li aveva i giochi della FX Interactive, se non sbaglio. Era tipo, boh, non il Corriere della Sera, perché mi ricordo di aver cercato il gioco di scacchi, questa collezione che facevano loro, questo giornale, che poteva essere veramente un quotidiano, e ho trovato questo, Imperium Civitas, ho detto, vabbè, quello che c'è, povero che ero, ho preso quello che c'era. 66 su 100 su Metacritic. Giocone dell'anno, a quanto pare, 5, 6, 7 su 10, 7.6, 6 su 10. Beh, insomma, a me piace semplicemente perché... Siamo ripetuti nel mondo, nello spazio. In che Siamo ripetuti nello spazio. senso siamo ripetuti? No, ok. Gioco acquistato quindi su un quotidiano perché non c'era un gioco di Cap Sparrow. Non mi ricordo, vabbè, Un comunque. gioco di... Di scacchi. Ah, di scacchi. Ok, scusami, non avevo capito. E quindi niente. Ho giocato a sto gioco. Credo di aver fatto il tutorial. Poi ho fatto, perché poco fa ci stavo giocando 5 minuti. Missione civile, ho trovato Siracusa. Mi ricordo di essere, di aver corso verso mia madre. E faccio. Cazzo mamma, senza cazzo probabilmente in bocca. Ma c'è Siracusa sul gioco, mi ricordo che stava stirando e mia madre non è che sia importato qualcosa, però ero felice di aver visto Siracusa in un videogioco. Che è più o meno la stessa eccitazione che ho avuto io vedendo Due, tre Siracusa, orette fa, 3 ore fa esatto. vedendo Sì, sì, nominata sì, sì, sì. Siracusa. E poi c'è anche una missione di far sussurrare un'erboristeria, se ricordo bene, quindi... Doppia eccitazione. Sì, comunque, gioco scoperto a caso e basta, mi sono innamorato. No, non mi sono innamorato perché non ho neanche finito la missione su Siracusa. Io non so che cosa sia successo, forse è una demo e non l'ho veramente comprato, non mi ricordo, Ma so in realtà solo... qua dice che l'unica civiltà disponibile è quella romana. Quindi Sì. ti fermi lì praticamente. Il gioco non progredisce di più della civiltà romana. No, no, non Ah, progredisce. No, ok. no, no, è proprio su Roma. Sono tre o quattro giochi della serie Civitas, che poi Civitas in Italia e in Spagna, perché poi in realtà lo hanno chiamato Glory of the Roman Roman Empire, Empire. ok. Imperium, tra virgolette, anzi, tra parentesi, con la V, Con cosa la V. molto difficile.
da gestire quando cerchi il gioco su Google. Comunque, a parte questo, Imperium. Imperium, niente. Let's play. Via missione civile. La Sicilia subisce il flagello della peste. Della magnificenza di Siracusa, la città più importante dell'isola, resta solo l'ombra. Il Cesare ti affida l'incarico di estirpare la peste nera per restituire a Siracusa lo splendore perduto. Contemporanea. Costruisci un'erboristeria. Cura tutti i cittadini contagiati dall'epidemia. Un'erboristeria. Sì, Costruiamo questo è l'erbo. un lavoro per Questo te. non lo romano. Guarda, cioè, questo gioco, appena l'ho reinstallato, cioè, lo avevo reinstallato quasi un anno fa e lo giocavo con la mia Nvidia GT 530 del 1518 ed era carino da vedere, ma adesso con una scheda grafica leggermente più decente è ancora più carino da vedere. Non so cosa sia È successo, ma invecchiato bene come è gioco, invecchiato è bene. invecchiato molto bene, devo essere sincera. Io non ho molta Vabbè. Diciamo esperienza a riguardo, tu puoi essere un metro di misura più affidabile. sì, diciamo che per me che gioco a giochi vecchiotti è un bel gioco ancora, certo l'appeal che può avere ad altri ragazzi, magari più giovani, Certo. può essere lo stesso, però ti dico, il doppiaggio è quello che mi ha stupito, Il doppiaggio è veramente perché ben fatto e almeno quello anche. italiano, Sì. nelle altre lingue non l'ho provato, ma in italiano, caspiterina, tante frasi doppiate, dialoghi. Questa era una cosa che non mi ricordavo assolutamente. Eppure sì. Bene, iniziamo. Iniziamo. Cagnet. Ciao Cagnet. Ciao Ciao Fede, grazie. Fede, grazie. Dici come ci senti e se i livelli del... Oddio mio, sto guardando una Siracusa distrutta che appena la Silvia poco fa diceva Grazie, che ricorda Fede. molto il periodo in cui stiamo vivendo adesso, Sì, è quindi vero. è parecchio preoccupante la cosa. Silvia, Fede dice rimangiati. che abbiamo una bella piantina. Stavo finendo il Possiamo raccontare la discorso. storia della piantina che c'è qua dietro per un Assolutamente sì. secondo? Allora, la storia di questa piantina è la seguente. È un ananas che è stata a mollo per un po' e ho dato per spacciata praticamente, perché si erano marcite le radici, ma avevo della terra che mi avanzava dentro un vaso e io ho detto, ok. Piantiamo quest'ananas. E alla fine ho piantato l'ananas più o meno, era stato forse a maggio-giugno, forse probabilmente dell'anno scorso, e questo è il risultato. È ancora viva e ci darà delle ananas sicuramente. Bravo, 10 anni proprio. Sì, l'ananas cresce molto velocemente, come penso sappiamo tutti. Frutto molto ecosostenibile. Va, a parte gli scherzi, è una bellissima piantina che io non mi sarei mai aspettato No, nemmeno che. io l'avevo data completamente per spacciata e l'avevo piantata senza nessuna speranza, invece questo carico di pessimismo l'ha fatta crescere probabilmente. Stavo sentendo il computer che sbraita. Adesso Il computer sta sbraitando. Buono. lo mettiamo un attimo a bada. Beccatevi, o beccati, Fede. Ci sono tre spettatori che appunto possiamo essere sia io, la Silvia, i Dobbiamo nostri scoprire, doppelganger. sì, dobbiamo scoprire questa cosa se noi siamo gli spettatori di noi stessi, questa cosa metà, Come metà. il film che io amo molto, che mi fa venire spesso le ansie e le paranoie. The Truman Show. Grazie.
Eccoci, scusate tutta l'interruzione, ma il computer sbraitano dato che non sono dei Apple qualcosa. Comunque, parlavamo dell'ananas, a noi ci basta la vegetazione. Sì, a noi ci basta fondamentalmente la vegetazione e che le piante sopravvivano. Questa è la missione un po'. Che ci diano frutti o meno, a noi non ci interessa particolarmente. Cioè, interessa quando cominciano. Oddio, piove. Diluvia più che altro. Cioè, Questi c'è sì. la E peste, diluvia. dobbiamo costruire un Dobbiamo erbolistico. Questa è la cosa costruire un erbolistico. più importante che serve a Siracusa nel 2021. In realtà, a che, Una in tira che. sì dobbiamo Il costruire, natura sì, ecco. assolutamente. Ma che anno c'è, cioè, collocato in un anno specifico? O è una cosa, cioè, attendibile storicamente? Oppure. Non ne ho idea, so soltanto che qualcuno nel mio Quando è orecchio. Chi è morto? Non morto? so cosa sto Ah, dicendo. ecco, cioè, la sporcizia e la fame hanno portato l'epidemia nella tua città. Quattro cittadine, zero schiavi, fortuna che non sono morti gli schiavi, si sono ammalati. Se non riceveranno il prima possibile cure mediche, i cittadini malati moriranno. Dio mio, che ansia. No, no, Bene, no. missioni. Costruisci l'erboristeria, cura Cura tutti i tutti i cittadini cittadini. contagiati da epidemia. Via, 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 veloce. Via. Il computer continua a sbraitare, fortunatamente qua c'è il microfono con la riduzione del rumore. Sì, lo sappiamo, Fede. Cosa? Sono un po' in delay. Sì, abbiamo circa un minuto di ritardo, cosa che dobbiamo vedere un Dobbiamo attimo. sistemare un attimo. Non so, cioè, a me va anche bene avere un minuto di ritardo, non si sa mai qualche troll qui scrive qualche cosa che ci fa bannare, non so. No, a parte gli scherzi, dobbiamo fare una erboristeria che si troverà su. Oddio, fulmine. Il radius di epigenza. Il Dobbiamo costruire anche un parafulmini se le cose continuano così. famosi I parafulmini famosi romani. parafulmini dell'epoca romana. Costruiremo vicino all'acquedotto. Assolutamente, ottima idea. Vicino a un campo con un sacco di alberi, tipo. Bene, oltre la cosa. A cura tutti i cittadini, così facile. Facilissimo. Solo due obiettivi, di cui uno così semplice. Ha Se smesso ci di. stai ascoltando, Fontana, prendi un attimo qualche spunto qui, ministro Fontana. Chi è Fontana, No, non è. Sì, no. Chi è Ministro Fontana? della Sanità. Ah, è lui? Cioè, almeno penso sia ancora lui, adesso non ho capito adesso quel cambio di Sarà tutto governo. Gigio, penso. Vede, dici tu chi è il Io coso. penso che sia ancora lui, comunque. Ministro Fontana, si suona Oddio, bene forse. quella cosa. Oddio mio, ma cosa è successo qua a No, Siracusa? speranza. Speranza? Chi è Fontana? C'è un Chi Fontana. Fontana? Il presidente della regione. Oddio, è nato bambino. Lombardia? Presidente. Esatto. E io a lui avevo intenzione di. No, Incredibile, Fede. assurdo, Fede. Con questa cosa molto interessante, Ma ci giocavano lasciamo qua. tutti. Bellissimo. Ci giocavano dei miei vicini di casa quando ero piccola. Ma che vicini di casa culturati? Gioco bellissimo, vero. Io non ci avevo mai giocato, ma. E io neanche ci ho giocato, questa è la cosa. Cioè, io non mi ricordo di aver fatto qualcosa se non aver visto la scritta Siracusa, corso verso mia madre, di annunciarle Annunciare questa cosa questa fantastica. notizia e accettare il menefreghismo, essere un attimo colpito dalle radiazioni calorifiche del ferro da stiro e scappare in un divano. E dire no, non La posso giocare. Oh, città sì. ha quattro bambini e tre bambine. Vogliono giocare per tutto il giorno. E come biasimarli? Oh, stessi, cosa vogliamo fare noi? Comunque, cosa succede? Carenza di lavoratori. Gli sboccio. Ci credo che ci sono carenze di lavoratori. Guarda dove è la casa più vicina. Cos'è che sarebbe? Ah, la fornace per i mattoni. Un'abitazione è troppo Attenzione, troppo distante distante. dall'erboristeria e non può utilizzare i servizi.
Accertati di avere abbastanza erboristerie per soddisfare il fabbisogno. Calma, intanto una basta e avanza per adesso. No, ma è un po' il mio sogno. L'erboristeria ad ogni angolo della città. Un po' Oriano. niente. No, non devo cambiare la velocità. Allora, costruisci l'erboristeria, cura tutti i cittadini. Bene. Quale potrebbe essere la casa non coperta dalla... Ah, queste quattro case del cavolo. Che devo fare? Scusate. Cioè, dovevi farlo forse... Cioè, più al centro, non ho capito. No, no, non volevo rovinare la topografia. Wow. C'è almeno un'altra, tanto non so neanche i... Ce ne sarebbe un'altra ancora, facciamo una cosa. Là, sì, secondo me là è la cosa questa migliore. Questa non so se sono a caso. Tipo qui. Qua. Così, in mezzo al muro. Quanto ci mette a crescere? A farla su? Beh, dato che non siamo in Italia del 2020, ci mettono un poco. Possiamo andare in Italia, dobbiamo chiedere i cosi, permesso, i permessi, poi fai i buchi, trovi i coccetti. Devi chiedere. Ti fermi perché hai trovato i coccetti. E una pausa al caffè non la vuoi fare. Ed ecco fibre. Signori, ecco fibre. Più che altro in questa missione non devo fare niente, devo fare solo due. Solo erboristeria, 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 erboristeria. Farei una casetta qua vicino perché a questo punto qualcuno va a lavorare in questo luogo sperduto dal signore. Però di conseguenza avrei un'altra casa non coperta dall'erboristeria. No, sì che c'è. Scusa, se è qui l'erboristeria. Ottima osservazione. Guarda quante colombe o tortore o piccioni che ci sono attorno all'erboristeria. A me sembrano piccioni. Ma adesso glielo chiediamo. No, no. Adesso gli... Quella lì è molto vicino a casa mia. Signora, mi fa piacere. Che bei porci che ha, signora. Ottimo, uno si rotta. Ha fatto caso, signora, che a volte i suoi porci si trasformano in galline o galli, non so. Ma sono no. Io che ci vedo male. No, ha rotolato. Ha rotolato sul fango. Si rotolano, ecco, è proprio... Proprio un tripla A questo gioco. Assurdo. Questo sarebbe il cane. Wow, che vibes i cani. Mi fanno venire... Ovviamente quelli di Skyrim, così belli, così inutili. Niente, non devo fare niente, l'erboristeria farà tutto da sola. Quante ne hai immagino. Fatte adesso? Ne ho fatte due. Ci sono due persone che lavorano in questa erboristeria e nell'altra l'hanno fatta già su. Tre Drusilla persone. Drusilla Beatus, Liviana Decimus e Urbana Gnaeus oppure Gnaeus, vogliamo dire all'anglosassone. Penso che sia Gnaus. Gnaus. Ah, dici con la G. Con la Gne o con la Gn? Non lo so. Vabbè, comunque, qua ci sono persone che escono dalla casa nuova, nel senso che l'hanno inaugurata. Ah, no, sono le persone che vanno a lavoro. Devo tornare al lavoro. Cioè, queste cose sono difficili da trovare, secondo me, nei giochi. Cioè, persone a caso, doppiate. Permesso! Cioè... Servizio medico! Capito, Priscilla. Priscilla è lì. Vivere in questa città è meraviglioso. Lui ha 61 anni, ma parla con la voce di un ventenne di un qualsiasi film di teenager, tipo. Un programma T-Max. Vivere in questa città è meraviglioso. È vero, 61 anni. Se solo riuscissi a sentirlo sopra il rumore di questo computer. Vabbè. Federico che dice belli i maiali nel fango. Ce l'avrà scritto sicuramente un minuto fa e stava aspettando la nostra risposta. Sì, sono bellissimi, nonostante io li scambi per maiali. Per galline. Per galline, scusate. Allora, economia, come siamo presi? Abbiamo pochissimi insaccati. E ben venga. Sta calando la notte. Sì, è assurdo, questo gioco aveva il ciclo giorno e notte. 24 ore in funzione? È 24 ore in funzione, tra l'altro ci sono delle persone che vanno al municipio. E pregano. No. Si lamentano. Si lamentano, si dice. Ultimamente i rifornimenti di carne, facciamo il coso, come si chiama? Qua c'è il coso, la macelleria credo si chiama. Non lo so, sono vegetariano, abbiate pazienza. Allevamento, macelleria,
basta che li squartate da lontano da me. Dagli occhi, lontano dal cuore. Vi metto anche vicino all'erboristeria, che così... No, non sono d'accordo. Così cominciano a lavorare sugli antibiotici. Cominciano a vaccinare anche magari. Così poi i virus che cominciano a essere più resistenti. Ed è un attimo malattie, dalla peste al coronavirus. Alla fine l'epoca romana non è così lontana dalla nostra. Questa è un'oca? Questo è George. George Locke. È ora di tornare a casa. E parla questa oca. No, Crescentus, non guarda quanti, guarda quanti poligoni che ha questa oca. Sono circa 3. Voglio dire qualcosa, ti prego. Honk. Honk. Oh no. Si è incompenetrata, è entrata dentro una casa. E lui la stava picchiando con un bastone. No, questi sono i bambini che giocano solo con i bastoni, se sono maschi. Se sono femmine, giocano con... boh, non lo so, il sessismo. Con ecco, le bamboline. Saltano. Ah, saltano, wow. Come tutte le bambine. Peder penso che saltava anche da piccolo. No, anch'io tantissimo. Non facevo altro che saltare, guardare i bambini che giocavano con i bastoni. Guarda, guarda, ci sono le animazioni sull'albero che crolla in testa tra le gambe. No, stavolta è stato fatto. Questi sono tutti gli schiavi. Si vive davvero bene così, senza nulla da fare. È morto qualcun altro? Ma cosa vuole? Senza nulla da fare, però, ha detto. Cosa devo fargli fare? Faccio un'altra erboristeria così quasi, cioè... Questa città sarà un'erboristeria continua, enorme. Ma come siamo messi ai livelli di mortalità, vitalità? Mi ero distratto, dovrei vederlo. Allora, abbiamo pochissimi insaccati. Mannaggia, sti insaccati, oh. Le strutture, abbiamo una basilica, 7 capanne, quindi... No, lasciamo le capanne, 7 case, 2 fonti, baracca, alimenti. Ma era veramente così importante avere sacchi insaccati nell'antica Roma? Dubito. Soprattutto penso che per gli schiavi non è che facesse tutta questa grandissima differenza. Comunque c'è qualcuno che è vivo. Uno schiavo si è ammalato. Ma cosa devo fare più che fare erboristerie? Scusatemi. Bah, farò un'altra. L'ho già fatta l'altra. No, perché ne abbiamo una. Ma che bella questa domus! No, questa è quella che fa i vestiti. È una sarta, un sarto, una sarta. No, una sarta. Però ovviamente. Non siamo a lui. Ruolo chiaramente relegato solo al genere femminile. Stazione commerciale, strano. Cura ai cittadini malati. Poi facciamone un'altra. Quante ne puoi fare al massimo? C'è un limite? Ma che bello il rumore della pioggia, sono super rilassanti. Due cose, Ivan ti si sente basso, si vive davvero bene così senza nulla da fare. Sì, scusami Fede, ma ho la voce bassa perché ho la cuffietta sull'orecchio sinistro. Io con le cuffiette parlo più piano del solito. Comunque non c'è bisogno che lo scrivi nemmeno, si vive davvero bene così senza nulla da fare. È vero, mood proprio. Più che mood. Più che mood. Niente, tutti vogliamo essere gli schiavi di Imperium Civitas. Tutti vorremmo essere. C'è una persona dall'alto che continua a scriccare Vast perché non sa cosa fare. Comunque. Ma queste rovine? Questo è il Tempio d'Apollo, non lo riconosci? Ma certo che lo riconosco, madonna, ma è vero. Ma aspetta un attimo, ma è vero? Cioè, o no? È una cosa anche questa, attendibile oppure no? Perché potrebbe essere. Però è in rovina già nell'antica Roma. Non è possibile. Tempio d'Apollo, precisiamo, è una delle strutture storico-archeologiche più importanti di Siracusa. Siracusa è piena di siti archeologici, ma il Tempio d'Apollo è ancora visibile ed è meraviglioso. Andate a vedervelo. Mi scrive Bobo con le sue uscite sperimentali. Chi è? Bobo. Bobo è quello della radiolina. Ok. Bobo radiolina. Oh no, c'è una persona morta in mezzo alla strada. Ah no. Pensavo come su The Sims. Pensavo fosse una persona morta. Ma non ho visto arrivare la morte così. È vero, la dovrebbero implementare su Imperium Civitas 2, credo.
Quelli sono degli insaccati o è... queste cose rosse? È carne? Sì. Non lo so. Sì, vedi, è vicino alla... è vicino alla cosa, sì, in effetti. Allora, vediamo quanta... abbiamo 5 di carne. Qua abbiamo 0 insaccati. Vabbè, ma... perché è presto, penso, per parlare di insaccati. Dobbiamo dare il tempo agli animali di morire. Cioè, un attimo, il tempo che... rimane in putrefazione, poi si fanno... insaccati. Comunque... c'è una taverna in questo posto. Se vedi, se cerchiamo la taverna, perché di solito sulla taverna. Floristeria, sartoria, piantagione di lino, taverna. Vediamo. Oh. Pettegolezzi, pasti a base di cereali, 4 hanno bisogno di pane. Facciamogli il pane in ufficio. Facciamo un mulino, facciamo una coltivazione. Facciamogli il pane in ufficio. Forno. No, sì. Forno. Non si chiama il pane in ufficio. Mettiamolo un po' più in qua, che così riesce a gestire 4 mentecati che hanno il coraggio di vivere in questo posto comandato da me. Io, se fossi in loro, scapperei verso la Grecia. Perché sei così pessimista? Perché continuo a guardare il tempo che passa mentre le persone muoiono, mi sento un vero italiano. Ma non è una conseguenza del tempo, è normale. Ah, perché piove? Comunque, io altre persone morte non le vedo, quindi credo anch'io che tutto vada benissimo. Anch'io ho visto calare la mortalità, mi sa fa vedere. E dov'è che si vede? Mi ricordo, era uno di quei tasti. Allora, abbiamo acqua, erboristeria, ci sono 7 persone che lavorano in erboristeria, ciò ti fa rendere conto del fatto... A Playstudy. Sì. Abano, termo. Segheria, fornace, uliveto, c'è solo rocchetta, pescaia. Sì, forse visto che hai vicino un corso d'acqua, prova... Boh, qua morti non ne abbiamo. Meglio. Io no, più che altro non sono segnati. Economia... aspetta, posso applicare qui. Se posti di lavoro... continuano a morire le persone. Cosa devo continuare a fare? Due cose. Io sto controllando un po' questa cosa. Farò un'altra erboristeria. Visto che tu chiaramente sei impegnato a far progredire la civiltà socialmente romana. La civiltà siracusana. Ridate. Guarda, ho fatto un'erboristeria sopra il campo de pannocce. Sì, di grano. Perché pannocce non c'erano ancora. La taverna dov'era? Da sfruttare tutta questa parte qui. Ma capisci, se comincio a costruire cose qui, il raggio di affigenza non arriva fino a lì. Già c'è sto povero Cristo che abita ai confini del mondo. Palesemente io e te. Che lavoriamo dove? Al posto era la fornace, fare no. Mattoni, sì, assolutamente. Lì viviamo, sì, ma vicino a un corso d'acqua. Sì, ma ho fatto questa casa perché così qualcuno andasse a lavorare okay. Alla fornace. Io comunque voglio capire queste rovine da dove spuntano, cioè se le puoi demolire, se le puoi risistemare. Demolire se le puoi... si può demolire tutto, non lo... Il problema è ricostruire. Vediamo comunque la taverna, cos'altro volevo. Allora, pasti a base di cereali, 3 hanno bisogno di pane. Pane, abbiate pietà, scusatemi. Allora, questo è il lino. Questo è campo di grano. Facciamo un altro campo di grano come faceva il nostro amico Benito. No, non è mio amico, è manco tuo, non è il caso. Ma ne manca via, per carità. Lo possiamo mettere qua più o meno. Qua. Caro Benito, ti scrivo così distratto. Chi è morto ancora? 4 cittadini sono morti. Ma se forse la chiave non è curarli, è semplicemente far aumentare la popolazione. Adesso distribuisco preservativi bucati. Fatti dalla pelle di maiale. È interessante questa tua visione. Sopperire le morti con le nascite. Non lo so. Se nessuno guarisce con questo posto.
Ma forse c'è un problema, non so, costruisci, fai delle bonifiche. Giusto, rete come faceva Bonito? Allora, monumenti, forse un monumento ci salverà. Sì, statua forse d'oro. Non so, un sacrificio a qualche giusto, dio. Dobbiamo pensare come pagani, hai ragione. Facciamo loro un altare. Ma non facevano sacrifici pagani, da quel che mi risulta. È quello che ti volevano far credere, sì, a te. Dopo un altare facciamo un'altra taverna, così almeno non sentono il dolore prima di morire. Elementi decorativi, fonte, facciamo anche una fonte. Per esempio acqua fresca, non so, una corretta alimentazione, quello che... Ma se vogliono insaccati, che ti pare che fai mangiare bene se vogliono insaccati, secondo me. Oltre al fatto che sta fonte non riesco a metterla da nessuna parte. Perché deve essere vicino all'acquedotto. All'acqua, esatto. All'acquedotto. Ma l'acquedotto è intelligente, secondo te? In che senso? Perché è dotto. Simpatico umorista. Simpatico in una certa, perché la gente sta morendo sotto i miei occhi. Non pensavo momento serietà. Un momento serietà. Cos'era Zelig? Cosa? Simpatico umorista? Sì. Madonna, l'altra volta ne parlavamo che ci manca Zelig, ma sì, anche allo stesso modo sì, non manca ci manca Zelig. Perché se ti manca Zelig, automaticamente ti manca anche Colorado. No. Perché coesistevano nell'ultimo periodo. Nell'ultimo periodo sì, coesistevano, però facevano parte di due tipologie di comicità, cioè proprio avevano due tipi di comicità completamente differenti. Cioè, Zelig abbiamo Ale e Franz, e dall'altra parte avevamo, cos'era? Pino la lavatrice. Dio mio, cos'è che abbiamo visto? No, forse su Sanremo, che c'era quello là che faceva e siamo noi, esatto, siamo... e Giovanni Vernia. È parecchio preoccupante, anche lui mi sa, forse no, forse era Zelig in circolazione. Lui era Zelig, sì. Sì, assolutamente. Possiamo pregare per l'alba permanente, che è tipo una canzone simile a quella di Battiato, ma non proprio quella. Forse volevano fare una citazione. Ma sembra un po' anche un titolo di una canzone dei Diaframma. Pregare per l'alba permanente. Gennaio! Bene, detto questo, aumentiamo la velocità del gioco, perché sennò qua... Forse ho fatto qualcosa. Cosa è successo? Grande successo, ragazzi. La tua città in continua espansione festeggia il decimo episodio. Tipo, Roma mi ha inviato 10 pietre. Ti ha inviato 10 pietra. Pietra. Per sostenere le spese. Nel frattempo continuano a morire le persone. Quattro cittadini. Cosa devo fare? Cioè, chiamo il pompiere. Non puoi farci niente, perché questo... E questo è il senso del gioco. È il senso della vita. È il senso della vita, dunque. Vediamo in taverna cosa vogliono. Allora, pasti a base di cereali. Più di questo cosa devo fare? Pane. Facciamo un altro forno. Cosa volete? Un altro forno. L'alimentazione italiana a base di cereali è la più sana. Sì. Fino a quando non ti viene la celiachia genetica. Forno gliel'abbiamo fatto, macelleria ce l'hanno, che si accontentino di quella poca carne che gli faccio mangiare. Erboristeria, stazione commerciale. La prefettura io farei, sai, più che altro. Perché abbiamo un sacco di persone che non stanno facendo un cazzo nella vita. Facciamo ma quella non è già la prefettura. Ah, no, quella è la basilica. Io. Ma che ne so, facciamo un'altra stazione di pompieri, perché i pompieri servono sempre nella vita. Vedi qualche gatto in giro per la strada? No, perché sono tutti dentro gli alberi. Alberi? Sì, perché non abbiamo i pompieri. Chi è che li va a salvare i gatti negli alberi? Mannaggia. Non c'è neanche un gatto, ci sono le oche, ci sono i passerotti qua, ci sono le bambine che scorrono e vomitano per strada, ma nessun gatto. Ah, non sta ancora sempre. Bella quella visuale. Quale? Questa qui. Questa? Mi fa sentire un gigante, perché sono più alto di una casa a due piani. Però sì, questo è il Tempio d'Apollo e queste sono le colombe che ci sono ancora. È vero! Allora, sono tutte qua sopra. Ci sarà qualche morto, sicuramente. Non sono animali
si dice. Finché non hanno fame, sì, non sono animali, poi quando, sono, quando hanno fame... No, mi viene il termine. Cannibali. No, quelli sono i gabbiani. No, aspetta, lo devo ricercare. Cioè, non voglio riconoscere l'unica persona che ha voglia di pane in tutto sto disastro. Andiamo a conoscere. Io sempre voglio È il signor Maximus Ovidius, che durante una pandemia ha ancora voglia di pane. Certo. Cioè, dopo che io ho fatto 3 panifici, 2 panifici sicuramente, l'unica voglia del signor Maximus è di pane. Scarseggia il pane. Ha il coraggio di dire che scarseggia il pane. Erboristerie. Vabbè, oltre al fatto delle erboristerie c'è qualcos'altro che posso fare. Lino, sartorino. Necrofagi. Dio mio. Non sono animali necrofagi, piccioni. Insomma, io ho visto qualche piccione un gabbiani, po' gabbiani, no, anche qualche piccione, ma comunque sì, di solito sono solo i gabbiani che fanno quelle porcherie. Sai che cosa manca? Delle palme nane. Ci mettere delle palme nane. Siamo a Siracusa, non c'è neanche una palma. Piantiamo degli alberi. Sì, che bello. Piccolissimi. Piccolissimi alberi. Queste cuffiette ne cadono di continuo. Metterò un pino davanti alla basilica. Così. Giusto per raggiungere la quota verde di questo paese. Mm-mm-mm. Bastava solo un pinetto alto neanche 1,50 m. Bene. Io direi che la gente è quasi morta completamente, non sia rimasto vivo nessuno. Beh, eravamo in 30. Comunque, circa. Guarda, 30 schiavi con poco lavoro, quindi... Eh sì, ma cosa faccio fare? Altre erboristerie? Sarà la città delle erboristerie. No, fagli costruire un bel tempio, delle cose. Cioè? Delle cose? Il tempio? Sì, che rimangono nel tempo, che gli fanno fare. Farò abbattere questi alberi qui. Attenzione. In qualsiasi momento del gioco puoi aumentare la priorità di una struttura in fase di costruzione. In questo modo i materiali di costruzione vi verranno trasportati prima. Per aumentare la priorità di una struttura, seleziona la sua impalcatura e usa il pulsante priorità di costruzione all'interno. Sì, vabbè, lo so, dai. Ho fatto il tutorial apposta. Ho fatto cosa? Altre 2 erboristerie nel frattempo. Mi sembra di giocare a cosa? Quel gioco su cui devi creare un virus. Cos'era? Virus Inc. forse. Virus Disease, no, boh. Disease. No, boh, non so. Ah, ma disease scritto Dease Ase. Dease Ase. Dease Ase. Dease Ase. Bene, smettetela di morire prima che moriate. Allora, abbiamo 28 cittadini, di cui 30 schiavi. Beh, io faccio qualche casa giusto per i cittadini livella. Sono diversi dagli schiavi. Sì, sono diversi dagli schiavi. Ah, ok, quindi sì. Non sono conteggiati. No, perché gli schiavi ce li manda Roma. Un po' comune, in realtà. Facciamo delle case qui a caso. In taverna se cosa si dice? C'è ancora, scommetto che è Maximus che ha fame. È Crescentius. Mi faccio un altro panificio, basta. Non so dove l'ho fatto l'altro, ma io lo farò qui. Altro panificio, e questo panificio. Toglielo un filo sto panificio, qua. Chi altro è morto? Gli schiavi, le persone. Così che ci siamo giocati Siracusa. Tra un'erboristeria e un panificio. Un panificio. È morta. No, è morta un'altra persona. No, questo l'ho già visto. Situazione. Per arrivare all'erboristeria. Questa è una signora che si dispera, giustamente. Per 5 minuti si è disperata. Ho detto che gli manca poco per arrivare all'erboristeria. Sono malato e me ne ho disperato. Ho bisogno di aiuto. Ah, sì, certo. Era un cellulare questo. Sembrava. Qualcuno al doppiaggio non aveva spento il cellulare.
secondo me. Sento. Ma no, ma è semplicemente qualcuno che suonerà uno strumento tipico romano. Chi è che spara? Ah, no. Non lo so, cos'altro possiamo fare? Cioè, comincia ad essere parecchio frustrante questo stallo. Farò un altro allevamento. Solito qua la gente... Ma fai una pescaia. Pescaia? C'è la possibilità di fare una pescaia. Dove che si succede? Là, sul pesce. No, non si può. Non lo sblocca. Ok. La cava si può fare. C'è le montagne. Un punto preciso si può fare. Cosa è successo? Uno dei tutori è nativo per mancanza di lavoratori. Ma allora ci sono gli schiavi che sono senza lavoro. Poi mi viene a dire che... Perché gli schiavi non possono lavorare su questo gioco, in questi... in queste boutique. Non possono fare il salto. Non si potranno mai riscattare nella vita gli schiavi, questo è il livello dello schiavo. Ah, Gesù. Noi continuiamo a fare casa. Ma io più che altro, l'erboristeria stanno facendo le cose. Secondo me mancano persone per lavorare nell'erboristeria. Facciamo una bella verifica, avanti. Ma sai che cosa? Facciamo delle belle bislette a schiera. Tutte che portano verso il mare. Per il resto in taverna, così si dice. Ancora pane. Ancora. Pane. Un tozzo di pane riesce a... Alla fine la dieta di questi cristi è composta di pane, affettati. Non è cambiato niente, sì. Manca solo una fiesta a mezzogiorno. Un bicchiere di vino con un panino. Ok, letteralmente. Ma sai che cosa manca? il vigneto non lo posso fare. Il vigneto fare, non puoi fare. E allora no, non sono felice, finché non ci sarà il vigneto. Forse per questo che si lamentano del pane, perché hanno il pane ma hanno non il hanno pane, il vino. Hanno gli affettati ma non hanno il vino, come biasimarli. Ce l'ho fatta senza sapere come. Bene, che dire, dopo 48 minuti di live e un 4% di fotogrammi saltati a causa del lag della codifica, direi che siamo stati più che bravi. Abbiamo fermato il coronavirus con del pane e delle erbette. Mm-hmm. Penso pane e origano. Sì. Olio non ce n'era perché non l'avevo sbloccato. Direi di continuare a giocare, non andare alla... No, sì, continuare a giocare. Salviamo. Perché è molto importante. Sono andato così avanti senza aver salvato una volta. La mia ansia da salvatore maniacale non si è fatta sentire. Sono distratto. Salvataggio ansioso. Propri... Salvataggio ansioso. Salvataggio compulsivo. No, soffriamo tutti. Più chi meno. Chi su Premiere, chi... Sì, chi su Premiere, chi su Imperium Civitas. O i videogiochi. Bene, direi di... lasciare un po' di fiato al computer che mi segna 8000 gradi e andare a vedere cosa succede su Imperium Civitas su Wikipedia, anzi. Vediamo. Sì, ce l'abbiamo qua aperto. Ecco, impara a giocare a apprendistato. Vediamo cosa dicevano. Se è almeno attendibile oppure no. Sviluppato un successore stile RTC grafica. Ah sì, è il primo dei giochi che è stato in 3D nella catena. Oh. 6-12 giugno, romana, campamenti barbari. Forse ho giocato alla demo, però non mi ricordo neanche di averla finita quella demo. Sarebbe proprio un classico mio, emozionarsi così tanto di un gioco e neanche mai finirlo. Nella versione inglese c'è qualche informazione in più su questo gioco. Scenarios. What's the scenario?
Take place in Florencia, Pompei, Siracusa. Siracuse, Siracusa. Devi dirlo smascellando. Toletum. Cartagena. Cartagena. Non so, cos'è Toletum più che altro? In Spagna! Che ignorante che sono. Marsiglia. È Mediolanum, Marforum. Marsiglia è Marsiglia, secondo me. Anche secondo me. Ma secondo te Mediolanum è il Forum? Mediolanum è Milano. È in Francia. Dipendente da Focea, poi Cartagine, poi Roma. Stato Francia. Marsiglia. È stata un'antica colonia greca nella Gallia Narbonense, corrispondente alla città francese di Marsiglia in Provenza. Quante cose che stiamo scoprendo, ragazza. C'è anche Massilia Bacterium. Dove? Questo. Dove? Massilia. Wow. Ma torniamo a noi. Dicevamo Mediolanum. Ma se io cerco Mediolanum, cosa devo trovare? Che ignorante, mi sento ignorante. Chiedono queste cose. Banca Mediolanum. Ovviamente, invece noi non vogliamo fare pubblicità alle banche, quindi Mediolanum, origini, scrivi, romana, origine, nome. Oristano, banca di Mediolanum di Oristano. Padano. Milano, ho detto io. Grande amore. Lugdunum, Londinium and Colonia Claudia. Bah, average reviews. Quanto riguarda la credibilità, non so quanto sia attendibile. Secondo me sì, hanno citato tutte città. Sì, city building. Reali, cioè, perlomeno che sono esistite. E niente, andiamo a Siracusa, andiamo a far vedere alle persone che non sanno. Il Tempio d'Apollo. Assolutamente sì. Non sa neanche la posizione di Siracusa nel mondo, perché non funziona lo zoomede, perché non funziona la rotellizia. Stai tenendo premuto un tasto col fuoco? No, non va né su né giù, non sale, non sale e non scende. Funziona la rotellina, non capisco perché. Vabbè, comunque, forse perché siamo sul secondo schermo, proviamo a metterci su quello principale. No, non l'ho messo. No, non funziona nemmeno così. Non so perché. Allora mettiamoci di nuovo di qua, se proprio il tutto non deve funzionare. Beh, ritorniamo a Siracusa. Utilizzerò i tasti più e meno della... Ma semplicemente anche questo. Anche quelli. Ecco. Non c'era nessuna palla, non è attendibile quel gioco.
Queste non sono neanche. Pensi che quelle palmerane sono di origine romana? Veramente non ci so. Ed eccoci qui. Taxi. C'è ancora il coso, il telefono dei taxi qua da qualche parte. Lo so perché lo sento. Sento la presenza. Era qui una volta. E anche la traversa, come la chiama mio nonno, del Padrino. La traversa del Padrino? Sì. Madonna, che brutti. Il grembiule. Che brutti arancini che abbiamo fatto. Mangiato degli arancini molto brutti qui. Scaldati al microonde. Mi dispiace dire questa cosa, ma è la realtà. Se vuole è giusto magari fare una premessa, però secondo me ai posteri che tu sei originario di Siracusa. Perché bisogna raccontare un po' di backstory. Infatti qua mi si può vedere nella mia posa classica. Esattamente. Con qualche capello in meno che avevo dopo il trapianto che ho fatto, sono venuto qui a Treviso ed eccomi qui. Era il 2017 e non avevo nessun capello e vivevo a Siracusa. Questo mi sa che è un po' il periodo, no, forse no. È ottobre. Secondo Google, anche secondo me fa molto più caldo per essere ottobre. Comunque, ecco, questo è più ottobre. Sì, comincio perché qua, a vedere, anche appena piovuto si vede. Comincio a vedere qualche tedesco con le scarpe. Non più con i borsette dello UAV. Ortigia. Io avevo comunque sì. È solo perché c'è una facoltà di architettura a Ortigia. Bene, sì. E quindi possiamo passare dal grigio al soleggiato in due click. Forse più di due click. Ecco. Eccola. Comunque, questo è il Tempio d'Apollo e come si può vedere manca un'erboristeria qui. Quindi sì, io gliela costruirei più o meno qui. Ma in realtà qua c'è una farmacia. C'è la farmacia, esatto. Insieme al tabacchino che, in cui hai lasciato tipo 50 euro di francobolli. No, 50 euro di francobolli li ho lasciati in posta. Che poi non erano 50 Beh. Euro, erano circa quasi 20 euro di francobolli. E in tabaccheria, in quella tabaccheria, ho comprato un sacco di cartoline. Perché sono una... Ho comprato le cartoline? Nostalgica delle cartoline. Tabaccheria tobacco. E qua. Questi sono sandali da estate, non da ottobre 2017. Sono Google. Fatte in due modi di due sì, momenti diversi. Sì. Bene, che dire? Adesso io direi che è il momento di salutarci. Addio, addio, amici, addio. Vediamo la prossima, che potrebbe essere domani, potrebbe essere tra da un giorno. Quindi domani. A domani. Ciao. Non so perché non funzioni la rotellina. Sta scaricando in ritardo. Cos'è questo? Una tigre? Un bufalo? La testa di una persona. È la testa della persona che aveva in braccio, cioè aveva sulle spalle lo zainetto. Sì, sì, è lui, sicuro. Sì, è vero, la stessa capigliatura anche sì, qui. Sì, è lui. È l'addetto Google. Va bene, cercherò di aggiustare la rotellina perché è innavigabile Google senza una rotellina, su Maps senza una rotellina, ci avevo mai pensato. Ma ti sei accorto che però non fa nessuna luce? Sì, l'ho tolta io.